si chiama Luoghi e Tradizioni d'Italia, il calendario per l'anno 2017 composto da opere di artisti italiani e sostenuto dall'UNESCO e da Borghi d'Italia, in cui ci sarà pure un pezzo di Biancavilla. A rappresentare infatti la terra di Sicilia sarà proprio un'opera su Biancavilla realizzata dal maestro Salvatore Ardizzone. Si chiama Le Confraternite ed è un acrilico che vede in primo piano una schiera di confrati in abiti tradizionali durante la processione della Domenica di Pasqua 2014. L'artista si è basato su una foto scattata dal nostro Alessandro Zappalà con lo sfondo della Basilica Santa Maria dell'Elemosina. Sì, è una doppia soddisfazione perché innanzitutto non me l'aspettavo di rappresentare la Sicilia e comunque soprattutto Biancavilla, quindi quando mi è stato proposto ho subito accettato. La prima cosa che mi è venuta in mente è proprio vedere qual era l'argomento che potevo sfruttare su Biancavilla, che, soprattutto la Basilica, questo la, diciamo, in primo momento è stato questo. Comunque sono contentissimo di questo riscontro che ho avuto a livello nazionale, quindi a questo punto anche internazionale. Come ha fatto a scegliere proprio il soggetto? Il soggetto è stato più o meno facile. Io ero partito un po' dai riti religiosi di Biancavilla, quindi la pace, quella della Domenica di Pasqua, e i riti comunque religiosi. Ho ristretto un po' il campo perché a me ricordavano le confraternite da piccolo, la chiesa madre è sempre stato il punto di riferimento per noi giovani, per noi ragazzi, quando si è andato in piazza, e poi il tombolo e il centrino, diciamo quello che noi si chiamava il centrino, appunto, che ricordano gli elementi di Biancavilla. Io mi ricordo i nonni, le suore, quando appunto tessevano questo tombolo, questo centrino, allora ho voluto sottolineare con questi tre elementi, elementi che mi ricordano un po' il passato della mia Biancavilla. Il calendario giunto alla settima edizione nasce da un'idea del maestro Ercole Furia e avrà una tiratura di 2000 copie distribuite nel mondo. Sono 14 gli artisti che sono stati impegnati alla realizzazione delle opere d'arte, tra questi per l'appunto il maestro Ardizzone, artista biancavillese che da anni vive ed opera a Roma, inserito nel gruppo artistico della pop art romana capitanato dal maestro Fabio Ferrone. Nel settembre 2014, nell'ambito delle iniziative collaterali alle celebrazioni patronali, Ardizzone realizzò una mostra d'arte nei locali di Villa delle Favare. Vogliamo parlare un po' della sua arte, cioè cosa esprime? Di solito faccio pop art, quindi rappresento i personaggi dello sport, in questo caso diciamo, mi è capitato più volte con lo sport, ma anche personaggi televisivi. Moira Orfei, Bud Spencer, tutti anche personaggi che tra l'altro sono anche morti ultimamente, e poi comunque la base di tutto sono i colori e le forme, i loghi che diciamo, rappresentano diciamo, il mondo di oggi.